Un uomo stava dicendo a una bambina di stare zitta e di non dire nulla al poliziotto che stava arrivando. A questo punto, un poliziotto bussa alla porta e dice all'uomo di aprire la porta. Poi va dall'ufficiale e l'ufficiale chiede se quella ragazza era lì. L'uomo disse di no e che viveva da solo in quella casa. La gente dice che voleva dare un'occhiata alla casa dell'uomo, ma l'uomo ha detto che non poteva farlo. Dice che era contro la legge e che non avrebbe permesso all'ufficiale di entrare in casa sua, ma l'ufficiale ha detto che anche se era contro la legge, voleva comunque guardare la sua casa. Nel frattempo, una donna osservava tutto questo. Dice che sapeva che quell'uomo era molto strano e che ora ne aveva le prove. La gente dice quindi all'uomo che aveva davvero bisogno di usare il suo bagno perché era uscito di casa troppo presto e che aveva bisogno di andare in bagno. L'uomo dice alla gente che se fosse andato in un ristorante e glielo avesse chiesto, era sicuro che avrebbero permesso all'ufficiale di usare il loro bagno. L'uomo cerca di chiudere la porta, ma la gente lo ferma e gli dice che ha davvero bisogno di usare il bagno dell'uomo. L'uomo smette di litigare con l'ufficiale e lo fa entrare in casa sua. La gente chiede dove fosse il bagno dell'uomo e l'uomo gli dice dov'era. Nel frattempo, la donna le stava dicendo che doveva fare qualcosa al riguardo. In quel momento, la gente stava cercando la ragazza in bagno, ma non l'ha trovata. Poi dice che l'avrebbe trovata e poi tira fuori il telefono e chiama per chiedere rinforzi. L'altra persona chiede di cosa avesse bisogno l'ufficiale e poi dice che aveva bisogno di un mandato per poter perquisire la casa dell'uomo. Perché senza quel mandato non sarebbe stato in grado di perquisire la casa dell'uomo. Dice che sarebbe rimasto in quella casa il più a lungo possibile, perché pensava che l'uomo stesse nascondendo qualcosa. La gente si avvicina all'uomo e l'uomo gli chiede se ha già finito di usare il bagno. La gente dice di sì e si scusa per questo, ma aveva un disperato bisogno di usare il bagno. L'uomo dice che non aveva bisogno di scusarsi, poi dice alla gente di andarsene, ma a questo punto l'ufficiale dice che non si sentiva bene. In quel momento, l'uomo toglie la coperta che era sul divano, ma la ragazza non c'era più. L'uomo ha poi chiesto perché la gente fosse entrato in casa sua e ora stesse facendo un pasticcio. La gente si scusa per questo, ma l'uomo dice che non accetta le scuse e gli chiede di andarsene. Poi cerca di cacciare l'ufficiale da casa sua, ma l'ufficiale gli dice che deve trattare le persone con più rispetto. L'uomo ha poi detto che stava trattando l'ufficiale con molto rispetto, ma che l'ufficiale lo stava facendo arrabbiare molto. L'ufficiale si scusa per questo e dice che era preoccupato per la ragazza che era scomparsa. L'uomo ha detto di non avere nulla a che fare con la richiesta della gente, anche se l'ufficiale gli ha poi chiesto di contattarlo se l'uomo avesse visto qualcosa di strano. L'uomo ha detto alla gente di andarsene perché aveva bisogno di lavorare e la gente si stava mettendo sulla sua strada, ma la gente insiste che l'uomo mantenga il suo numero di telefono. La gente chiede se l'uomo era sicuro di dire la verità e l'uomo dice di sì e chiede alla gente di andarsene. Poi finisce per spingere la gente, ma l'ufficiale è furioso e dice che l'uomo non poteva spingerlo in quel modo e che potrebbe essere arrestato per averlo fatto. L'uomo dice che potrebbe anche essere arrestato per essere entrato in casa sua senza il suo permesso, ma la gente dice che l'uomo lo aveva fatto entrare per usare il bagno. Iniziano quindi a litigare e a quel punto la donna va da loro. L'uomo ha detto che non stava succedendo nulla e le ha chiesto di andarsene, ma la gente ha detto che stavano cercando una ragazza scomparsa. La donna ha detto che non aveva più visto la ragazza, che ricordava qualcosa. Dice che una ragazza è entrata in casa con un uomo, ma che non sapeva se fosse quella ragazza. L'uomo allora dice che la donna si stava inventando tutto e che non sapeva che nessuna ragazza entrasse in casa sua, ma la donna dice che stava dicendo la verità, che l'aveva vista. L'ufficiale chiede quindi di nuovo all'uomo di farlo entrare in casa sua, poiché stava dicendo che non c'era nulla da trovare lì, ma l'uomo ha detto che non avrebbe permesso che ciò accadesse, perché quella donna era pazza. Poi chiede all'uomo di farmi entrare, ma l'uomo dice che dovrebbe andare a casa della donna e cerca di chiudere la porta. La gente impedisce all'uomo di chiudere la porta e gli dice di farlo entrare, poiché l'uomo dice che la ragazza non c'era. Non avrebbe problemi a farlo entrare, ma l'uomo dice che non sarebbe successo e quindi forza la porta per cercare di chiuderla. In quel momento, la ragazza si alza piangendo e poi va in un angolo e finisce per far cadere qualcosa sul pavimento.
La gente riesce quindi ad entrare in casa dell'uomo e l'uomo gli dice di andarsene, poiché si trattava chiaramente di un'irruzione in cui poteva essere arrestato. Per questo motivo, l'ufficiale va dall'uomo, gli dice che dovrebbe dirgli dove fosse la ragazza, ma l'uomo dice che non sapeva dove fosse la ragazza. Non chiede se il poliziotto avrebbe continuato o se lo avrebbe picchiato. L'ufficiale ha detto che non l'avrebbe fatto, ma che sapeva che la ragazza era lì. L'uomo ha detto che si trattava di una bugia e che l'ufficiale poteva rimanere lì solo se avesse avuto un mandato. L'agente allora tira fuori di nuovo il telefono e chiede se il mandato fosse già stato emesso. L'uomo ha poi detto che poteva denunciare l'agente per aver fatto irruzione in casa sua. L'ufficiale dice poi che la sua preoccupazione non è mai stata il suo lavoro e che gli importava solo di trovare quella bambina che si era persa. Poi inizia a cercare la ragazza nella casa dell'uomo e l'uomo lo insegue. Nel frattempo, la donna si chiedeva se l'uomo potesse davvero fare una cosa del genere a una ragazza, dato che sembrava essere una brava persona e che sperava che tutto finisse presto. Vanno nella stanza dell'uomo e l'uomo gli dice che la gente deve uscire di casa il prima possibile o finirebbe per essere arrestato per questo. L'ufficiale chiede quindi se l'uomo vivesse davvero da solo, dato che aveva trovato delle bambole nella sua stanza. L'agente chiede all'uomo di spiegare cosa stava succedendo lì e l'uomo dice che era un ricordo di sua figlia che era morta. L'agente si è poi infuriato per la situazione e ha detto all'uomo dove fosse la ragazza, ma l'uomo ha detto che non sapeva dove fosse la ragazza. A quel punto, un altro agente contatta l'agente dicendo che si trovava davanti all'abitazione dell'uomo. L'ufficiale dice quindi al suo amico di entrare in casa con il mandato. Poi chiese di nuovo all'uomo dove fosse la ragazza e gli disse che se non le avesse detto qualcosa di veramente brutto, sarebbe successo a lui. Nel frattempo, la donna si chiedeva se un uomo potesse davvero fare una cosa del genere a una ragazza. Ha detto che sapeva che l'uomo era entrato in casa con una ragazza e che aveva bisogno di trovarla. Si mette quindi a cercare la ragazza, ma non riesce a trovarla e decide di cercare in cucina. Stava andando in cucina, ma prima che potesse trovare la ragazza inizia a urlare contro il poliziotto dicendo che l'aveva trovata. La ragazza dice quindi alla donna di non dire nulla all'agente. L'agente allora dice all'uomo che non ha più bisogno del suo aiuto e poi va dalla donna. La ragazza era molto disperata per quella situazione, ma la donna le dice di non preoccuparsi, perché tutto si sarebbe risolto. L'agente le chiede quindi se stesse bene. Ma presto arriva l'uomo che gli dice di allontanarsi dalla ragazza. L'ufficiale dice che l'uomo sarebbe stato arrestato per aver rapito quella ragazza, ma l'uomo dice che l'agente sarebbe stato arrestato anche per aver fatto irruzione in casa sua. In quel momento, arriva un altro ufficiale e poi consegna il mandato all'ufficiale. Cerca di portare via l'uomo, ma la ragazza gli chiede di non farlo, perché quello era suo padre. L'uomo chiede quindi alla ragazza se quello che stava dicendo fosse davvero vero. La ragazza dice di essere scappata da sua madre perché a sua madre non è mai piaciuta e che ci è andata di sua spontanea volontà. L'uomo dice poi che in realtà era sua figlia. L'agente chiede quindi perché l'uomo non abbia detto nulla prima. L'uomo ha detto di non aver detto nulla perché non voleva perdere di nuovo sua figlia. Più tardi, la madre della ragazza arriva disperatamente a cercarla. Poi chiede ai poliziotti perché l'uomo non è stato ancora arrestato e cerca di prendere la ragazza, ma la ragazza le dice di stare lontana da lei. L'agente dice quindi alla madre della ragazza che deve andarsene perché la ragazza non voleva andare con lei. La madre della ragazza ha poi detto di essere confusa e ha chiesto loro cosa stesse succedendo. Il poliziotto spiega poi alla madre della ragazza che la ragazza è andata a casa di suo padre perché voleva stare con suo padre e sua madre non glielo ha permesso. Dice che la madre della ragazza non ha rispettato il loro accordo e che non ha mai permesso alla ragazza di stare con suo padre. La madre della ragazza ha detto che non glielo avrebbe permesso perché quell'uomo non era una brava persona e l'uomo ha detto che era una bugia. Prendiamo quindi se qualche tempo fa la ragazza è andata da sua madre chiedendole di prepararle qualcosa da mangiare, ma la madre della ragazza dice che aveva bisogno di uscire da lì. L'uomo dice poi alla madre della ragazza che è andata da lui perché voleva stare con lui. La madre della ragazza dice che l'uomo non poteva buttarla via per gli errori che aveva fatto in passato, ma l'uomo ha detto che era a causa sua, che non trattava mai bene sua figlia. Le disse che era un'alcolizzata e che, per questo motivo, non stavano più insieme.
L'ufficiale allora dice che avrebbero dovuto risolvere la questione davanti a un giudice e poi chiede alla ragazza con chi vorrebbe stare in quel momento. La ragazza sceglie di stare con il padre e poi un altro agente di polizia porta via la madre della ragazza. L'agente si scusa quindi con l'uomo per l'accaduto e se ne va. Mentre se ne vanno, la donna dice che aveva bisogno di scusarsi con l'uomo. Ha detto che l'aveva fatto solo perché era molto preoccupata per quello che sarebbe potuto succedere alla ragazza che era scomparsa. Ma l'uomo ha detto che non doveva preoccuparsi perché lui avrebbe fatto la stessa cosa. Poi gli dice che se avesse avuto bisogno di qualcuno che si prendesse cura della ragazza quando sarebbe andato al lavoro, avrebbe potuto chiederglielo. L'uomo ringrazia la donna per quello che aveva fatto per lui, poi lei li saluta e se ne va. Quando se ne va, l'uomo le dice che ora avrebbero dovuto risolvere la situazione della ragazza con sua madre, ma che non doveva preoccuparsi perché, nonostante fosse